più da libri di Kafka che non da logica. Beh, alla fine, dopo il castello, non finisce subito Marconaro, perché c'è ancora un bel evento che si chiama Lago Verde, dove si va a fare pesca, anche ippica, eccetera, e più avanti lungo la strada c'è, in disuso, come tipico dell'Italia, un impianto sportivo dove sono tenuti i campionati europei, mondiali e tiro a volo. Ma nessuno lo sa, e quindi è lì bello che sta crollando, è un classico. Tornando sulla via Pavone, andando un pochino più a sud, troviamo il già citato Borgo di Quinto Sole, Quinto Sole, lo dicevo appunto, Quinto Sole, Quinto Sole. Quinto Sole è un borgo composto dalle cascine del suo borgo stesso, ma anche da quelle di Camporgnano e Camporgnanino, che sono sulla via, sulle vie appunto di questo nome, che conducono alla caccia di opera per ucciso. Il borgo di Quinto Sole ospita anche lui due osterie, come questa, è dal 1903 attiva, è l'osteria di Quinto Sole proprio, anche questa è stata restaurata con materiali originali, naturalmente. Anche il castello ospita, come dicevo appunto, una serie di arredi originali, quindi o comunque l'epoca, quindi diciamo che quando si riesce a mantenere una storia, sicuramente è un vantaggio anche per le generazioni future, quindi è sempre una cosa da sottolineare, come dicevo anche prima del 400. Questa è la vecchia parrocchiale, il campanile dietro che vedete che nel 1925 è un campanile un po' duplice perché dietro c'è la chiesa del 1930, quindi diciamo che l'hanno fatto, ma la chiesa invece è 600 ed è molto preziosa anche dentro, vedete che anche fuori ha questo ingresso con questo piccolo prona, comunque molto molto prezioso. Il borgo di Quinto Sole si caratterizza per la presenza di due palazzi di un certo rilievo. Il primo è questo casino di caccia, preceduto da questo porticato di cui c'è un lavatoio o abbeveratoio, dove vedete che le finestre sono ogivali e ci sono delle decorazioni in conto, che quindi dovranno chiaramente risalire al Medioevo. L'altro, che è il palazzo qui sulla destra, è chiamato Casa Confalonieri, e infatti vedete che c'è lo stemma dei Confalonieri, bello grande, con questa torretta, e naturalmente la casa dei proprietari Confalonieri, quindi questo ci fa capire che il casino di caccia a Casa Confalonieri ci fa capire che questa era una tenuta nobile, cioè in pratica in questo luogo andavano a riposarsi i nobili nelle loro case, quindi era un luogo di, non chiamiamo la villeggiatura, ma insomma alla fine il termine viene consegnato dalle ville fuori dalla città. Il che nella zona sud ci fa così vedere che un castello medievale di terra e una casa dei Confalonieri, quindi nel Medioevo questa zona era molto valorizzata, e infatti poi i proprietari che avevano la terra nel sud di Milano diventavano ricchi perché la terra era molto fertile e quindi producevano. Ecco, qui andando avanti poi arriviamo all'Overasco, cito soltanto perché l'ho fatto vedere sulla prima cartina, la cascina Guinzana. La cascina Guinzana è la cascina che c'è sulla via di Pamonti, laddove parte la via Quinto Sole di fronte, quindi la vedete ancora, e se andate a vedere i lavori che stanno facendo adesso per l'allargamento della strada, con raro buon senso hanno deciso di non demolire la cascina ma girarci intorno. La cosa mi ha abbastanza sorpreso perché ho messo fino a tutto comunque. Questo è rimasto. Poi andando avanti trovate ancora l'Overasco e poi trovate naturalmente tutto il resto della strada vigentina andando verso Parma. Io però ti ringrazio. Però insomma all'anno prossimo per il proseguimento della